Allora, eccoci qua e buongiorno a tutte. Pietro Bisanti on the road. Fiat punto 1200 Fire motore sostituito. Allora, da Mapello, Bergamo, direzione Romagnese. Oggi sono andato a fare un giardino. Non è tanto il centone che mi sono intascato, ma è tanto il fatto di aver fatto un... la soddisfazione pazzesca è di essere partito da zero, di essere diventato molto bravo, di aver lasciato una signora soddisfatissima come sempre, di non aver preso ordini da nessuno, di non aver dovuto dire grazie a nessuno, di non aver dovuto sottostare alle regole di nessuno. Questo che vi sia di spunto per farvi capire che nella vita non dovete fare gli schiavi per forza di nessuno. Ci vuole un po' di coraggio, un pizzico di imprenditorialità e un pizzico di così voglia di sviluppare le proprie passioni. Allora, la potenza del corpo umano, il gorilla non serve una laurea per vivere in salute. Primo manuale di igienismo sul campo. Allora, oltre a essere un libro stupendo dove condenso 15 anni di esperienze sulla salute, l'alimentazione, ma non solo, un libro assolutamente da leggere, non ve ne pentirete. Quindi chiunque lo volesse ordinare in prevendita a libri@pietrobisanti.it. Per tutti gli altri che lo hanno ordinato, attenzione, questo messaggio non è rivolto al momento alle persone che lo hanno già pagato e che mi hanno già mandato l'indirizzo, ma è rivolto alle persone che lo hanno preordinato e non si sono ancora visti recapitare la mail con il totale da pagare e le coordinate. Chiunque avesse preordinato il libro e non si sia ancora e non abbia ancora ricevuto la mail col totale da pagare, eccetera, dato che, ahimè, ho rotto la chiavetta USB dove avevo il file della lista dei preordini e ho un backup parziale, vi prego di rinviarmi la vostra richiesta a libri@pietrobisanti.it in modo tale che così possiamo procedere all'ordine. Nel caso invece poi dovessi avere bisogno anche delle persone, anche del, insomma, dell'indirizzo completo delle persone che hanno già provveduto a pagare il libro e a inviarmi l'indirizzo, allora ve lo farò sapere. Quindi tutto chiaro. Quindi al momento questa diciamo questo messaggio riguarda solo ed esclusivamente le persone che non hanno ancora provveduto a pagare il libro perché non hanno ricevuto la mail per il pagamento, ma semplicemente mi avevano mandato i loro dati per il preordine. Molto molto bene. Allora, detto questo, comunque poi insomma qui nessuno scappa, quindi state assolutamente sereni. Qualunque problema lo andremo a risolvere poi nel momento in cui il libro sarà pronto, nel caso doveste vedere che quando il libro è pronto non lo ricevete, semplicemente una mail e sistemiamo tutti. Siamo qui per risolvere i problemi, non certo per crearne. Molto bene, ed ora a bomba! Detto questo, allora, nella mia chat, adesso sapete che ho aperto nelle note di questo video, troverete il link per il mio canale Telegram che ho deciso di riaprire e anche la relativa chat. Quindi nel canale Telegram troverete insomma non solo video ma anche proprio contenuti che non potrei pubblicare su YouTube, ovviamente, per non incorrere nella rottura di cazzo di YouTube, sulle chiusure e sulle sospensioni. Quindi e trovate poi anche la chat dove, con nuove regole per far sì che non diventi come prima una enorme cloaca, potremmo insomma
si ha la possibilità di scambiare più di un parere intelligente. Quindi trovate tutto, tutti i due link, sia della chat che del canale ufficiale Telegram, nelle note di questo video. Dicevo che nella chat del mio canale ufficiale hanno pubblicato un utente, mi sembra Simone, ha pubblicato un link al video delle Iene riguardo al uno degli innumerevoli video delle Iene, insomma, riguardo al caso Rosa Olindo. Allora, io non ho alcun elemento per potermi mettere qui a disquisire sul fatto se siano innocenti o colpevoli. C'è un processo di revisione, andiamo a vedere che cosa succederà. Il video, quello che voglio dirvi oggi in questo video è ben diverso, cioè non è diverso, cioè non riguarda Olindo o Rosa, Olindo e Rosa in particolare, riguarda invece in linea generale che cosa significhi e che cosa accada dentro le aule di un tribunale. Allora, partiamo da una situazione, e cioè la situazione di chi viene chiamato a rispondere di un reato e tutte le parti coinvolte nelle investigazioni riguardo alla commissione di questo reato siano in buona fede. Quindi pubblico ministero, tribunale, polizia, carabinieri, chiunque vada a indagare. Allora, in questi casi, cioè, la gente pensa a questa idea, no? Che nei processi venga fuori la verità. Allora, qualunque avvocato, anche il meno scaltro e il meno sgamato, il meno intelligente, il meno preparato, insomma, sa benissimo che la verità reale, cioè di quello che è veramente accaduto, molto spesso non si avvicina durante un processo a quella che è invece definita la verità processuale. Cioè la verità processuale è quello che viene fuori in un processo, la verità reale è quello che è realmente accaduto. In un processo perfetto, verità processuale e verità reale coincidono perfettamente. Ma questa evenienza non è un'evenienza che avviene sempre, assolutamente no, ma neanche così spesso. Quindi quello che emerge nei processi è la verità processuale, che molto spesso è lontana dalla verità reale. Tenete conto che i processi si giocano sia dal punto di vista formale, cioè ci sono delle regole che vanno rispettate e se queste regole non vengono rispettate si possono avere delle nullità vere e proprie, non solo dei processi ma anche di intere fasi, non solo dell'intero processo ma anche intere fasi dello stesso. Allora, se domani mattina due persone, tre persone vogliono ficcarvela su per il culo e due uomini e una donna vogliono ficcarvela su per il culo, vanno a denunciarvi dicendo che voi avete picchiato questa donna e che questi due uomini ne sono stati testimoni. Nel momento in cui mettono nero su bianco questo, voi vi trovate, anche se vi trovate di fronte a un pubblico ministero in buona fede, un carabiniere in buona fede che indaga, eccetera, vi trovate, avete una grandissima possibilità di trovarvi sotto processo con una denuncia completamente falsa.
Il fatto di riuscire a smontare in un processo testimonianze false non è così facile come potete pensare. Bisogna avere un ottimo avvocato che, in quello che viene definito controinterrogatorio del testimone, riesca a far cadere il testimone in contraddizione. Allora, i reati di falsa testimonianza, di favoreggiamento oppure di calunnia, quando si accusa una persona di un reato sapendola innocente, che è molto diverso dal fare una denuncia in buona fede, esponendo dei fatti e magari facendo dei riferimenti a una persona. La calunnia è molto diversa. Se no, tutti quelli che fanno una denuncia e poi viene archiviata dovrebbero andare sotto processo per falso. In realtà la calunnia è proprio... si viene puniti quando volontariamente si va a denunciare qualcuno sapendolo innocente. Allora il problema è che riuscire a provare la calunnia da parte di una persona non è facile. E dato, cioè, voglio portarvi un po' in un'aula di tribunale, cioè farvi capire che specialmente quando si tratta di reati minori, tra virgolette, non sempre c'è un enorme scrupolo, no? Uno fa la sua testimonianza e pensate che non è che nelle aule di tribunale ci si mette lì a discutere come se fossimo dalla Sciura Maria al mercato rionale. Cioè, nei tribunali spesso ci si gioca la colpevolezza o l'innocenza in quell'arco di 10-20 minuti in cui si va a dare, per esempio, una testimonianza oppure l'imputato fa delle dichiarazioni spontanee. Quello che voglio farvi comprendere è che in quei 10-20 minuti di testimonianza, a volte riuscire a ricostruire qualcosa che è successo, trasmettere qualcosa che è successo al giudice, al pubblico ministero, non è facile. E quindi molto spesso in quei 20 minuti arriva un messaggio che in realtà è molto diverso dalla realtà. Scusate la cacofonia. Pensate che quando si va sotto processo, alla corte o al pubblico ministero non frega un cazzo che voi abbiate vissuto sempre una vita retta, corretta, no? Loro valutano semplicemente in quel momento se quello per cui vi accusano è vero o non è vero. Perché vi dico tutto questo? Vi dico tutto questo per farvi capire che dalle aule dei tribunali bisogna stare molto lontano, perché in realtà alla fine sono delle dinamiche sterili dove, a meno che non si abbiano dei giudici o dei pubblici ministeri molto attenti e coscienziosi, semplicemente non si valuta la persona e la vita di un essere umano nella sua interezza, si valuta semplicemente, no, ha fatto o non ha fatto questo. Bene, un'altra cosa che dovete ben comprendere è che pubblici ministeri, carabinieri e poliziotti non sono sempre l'ispettore Derrick o il tenente Colombo della situazione. Cioè, io ho conosciuto un sacco di gente veramente superficiale. Ed essere superficiali, anche nel caso di reati minori, significa comunque mettere in grossa difficoltà le persone. Nel momento in cui c'è grossa superficialità nelle indagini, io ho letto dei verbali fatti dai miei ex colleghi veramente che fanno rabbrividire, cioè ci sarebbe da ridere se non fosse serio, perché si tratta poi della vita di altri esseri umani, ci sarebbe veramente da farsi delle grasse sonore risate. E pensate che carabinieri e poliziotti, a differenza del pubblico ministero, sono le persone che intervengono proprio
specialmente nei reati minori, quando non c'è l'intervento diretto del pubblico ministero, intervengono proprio, sono loro che intervengono sul posto per primi, e nel momento in cui tu intervieni sul posto per prima e non sei coscienzioso, rischi di fare dei casini totali. Vi faccio un esempio: quando lavoravo a Como, un giorno mi hanno chiamato, io sono arrivato sul luogo dove mi avevano detto che c'era stato un incidente stradale, avevano trasportato una persona molto grave in ospedale, orbene, un pedone investito. Lì sul posto non c'era niente, niente e nessuno, niente e nessuno. E allora che cosa ho fatto io? Ho cominciato a suonare alla porta di tutte le case, fino a quando sono riuscito ad avere una testimonianza importante. Vi faccio un altro esempio. Un giorno lavoravo a Radiomobile di Milano. Il mio comandante dell'epoca viene da me e mi dice: «Maresciallo, mi può fare una cortesia? Hanno ritirato la patente alla sorella di un colonnello dei Carabinieri». Dato che si fidavano molto, questo comandante si fidava molto di me, mi dice: «Guarda, può gestire lei questa cosa?». Allora, la cosa che già mi fa incazzare è che si ha un trattamento particolare per la sorella di un colonnello dei Carabinieri, per dirvi come funziona la vita. Ma al netto di questo, lei viene da me e mi dice: «Guarda, io ero in macchina, stavo tornando a casa, dei ragazzi hanno attraversato la strada correndo velocemente, uno mi ha è praticamente venuto addosso alla mia macchina e io mi sono fermata, lui ha cominciato a dire: ecco, di qua, di là, di su, di giù, dopodiché sono arrivati altri ragazzi che hanno accerchiato questa macchina, allora lei che cosa ha fatto? Per paura si è chiusa in macchina e poi è scappata via». Questo ragazzo investito tra 12.000 virgolette ha preso la targa di questa persona ed è andato a denunciarla, ha chiamato i vigili urbani, la polizia locale. Che cosa succede? Che poi la polizia locale il giorno dopo arriva da lei a casa, la denunciano per fuga da incidente stradale con danni a persone e omissione di soccorso e le ritirano la patente di guida. Io che cosa faccio? Prendo in mano questa indagine, vado sul posto e comincio a girare tutti i locali di quel posto fino a quando un barman mi dà una testimonianza e mi dice: «Guardi, quel giorno c'era la festa della Heineken ed era pieno di idioti ubriachi che correvano da una parte all'altra della strada, tra cui questi ragazzi che io ho visto, e in effetti le cose sono andate esattamente come dice questa signora». Io faccio una un resoconto di indagine che va a sovrapporsi a quello della polizia locale, assolutamente superficiale, senza nessun tipo di indagine fatta da loro. Consegno questa indagine proprio ai carabinieri che lavorano con quel pubblico ministero a Milano e nel giro di pochissimo l'indagine viene archiviata e la patente viene restituita. Orbene, se io non mi fossi infilato in tutto questo, la polizia locale avrebbe semplicemente preso la dichiarazione di questi rincoglioniti, mandandola via e intanto ritirando la patente di guida e denunciando questa persona. Questo per farvi ben capire che nel momento in cui vi è superficialità da parte dei carabinieri e poliziotti che intervengono o dei vigili urbani sul posto, alla fine è un disastro. Bene, zompiamo invece a pie pari, come si suol dire, nel momento in cui non vi è solo superficialità, o meglio, magari non vi è superficialità, ma vi è proprio dolo. Dolo che cosa significa? Significa, carabinieri, poliziotti, pubblici ministeri, e non solo, che lavorano all'unisono per schiaffarvela nel culo. Allora, io non ho elementi per dire che il pubblico ministero del caso Yara Gambirasio, piuttosto che quello di Olindo Rosa, abbiano dolosamente lavorato per mettere in galera un innocente. Non ho alcun elemento per farlo, quindi non lo posso dire. Ma
non pensiamo che tutti i pubblici ministeri del mondo, tutti i carabinieri del mondo, tutti i poliziotti del mondo siano illibati e pronti a, senza macchie, senza paura. C'è tanta corruzione a tutti i livelli. E quando un carabiniere, un poliziotto, ma loro hanno molto meno potere, quando sono in combutta con il pubblico ministero, che è una autorità molto potente, molto pericolosa, quando decide di non lavorare in buona fede, signori, vi possono aprire il culo e possono tenervi in galera e possono estorcervi tutte le confessioni del mondo, perché in un interrogatorio davanti a un pubblico ministero che vi prospetta 2 anni di custodia cautelare in carcere, se non dite che siete stati voi, se dite che siete stati voi, invece magari ve la cavate, uscite intanto di galera e ve la cavate poi con una pena ridotta. Quante persone hanno il sistema nervoso per poter resistere? Ma non solo. Quante persone hanno il sistema nervoso e le condizioni economiche per resistere a un pubblico ministero che magari continua ad appellare? Il buon Berlusconi, tra virgolette, non aveva torto quando nella riforma della giustizia voleva far sì che il pubblico ministero non potesse appellare una sentenza d'assoluzione. Perché? Perché il pubblico ministero usa le risorse dello Stato. Nel momento in cui voi andate sotto processo, in appello, in Cassazione, siete voi che dovete anticiparvi le spese legali. Allora, quello che voglio farvi capire è che, al netto del fatto che io non possa esprimermi su argomenti specifici di cronaca, non avendo gli elementi per poterlo fare, senza elementi certo non mi esprimo, so per certo che nel momento in cui un poliziotto e un carabiniere, ma soprattutto un pubblico ministero, ha voglia di fottervi e ha voglia di dire che voi siete l'assassino di... Se non riesce a farlo, intanto può crearvi dei danni, tra cui la custodia cautelare in carcere, che sono immani. Immani. Perché prima di poter smentire e dichiarare inattendibile in processo, finanche calunniosa, una testimonianza, non è una cosa che si fa dalla mattina alla sera, ma è qualcosa che poi bisogna fare nei controinterrogatori durante i processi. Signori, ricordatevi sempre che abbiamo a che fare con esseri umani. Esseri umani che vestono toghe, esseri umani che vestono divise, che possono essere fuori di testa, invidiosi, gelosi, incapaci, superficiali e molto spesso molto, molto, molto cattivi. Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.